e da un minuto. Grazie Presidente. Ministro, crediamo che i portatori di handicap, indicati dalla legge 104 del 1992, debbano essere oggetto di maggiori attenzioni ed agevolazioni fiscali. Crediamo che sia doveroso pensare a misure normative e sviluppare progetti a sostegno delle persone diversamente abili con l'obiettivo di migliorare il più possibile la loro qualità di vita. Per le persone con grave disabilità, la televisione rappresenta spesso il principale mezzo di informazione e di compagnia. L'apparecchio televisivo, infatti, è uno strumento tecnologico in grado di facilitare le comunicazioni con il mondo esterno ed è anche uno strumento ricreativo. Le chiediamo quindi se il Governo non intenda prevedere specifiche esenzioni dal pagamento del canone RAI per le famiglie dei portatori di handicap indicati dalla legge 104 del 1992. Grazie collega Borghesi. Il ministro Padoan. Grazie Presidente. La richiesta deve essere valutata alla luce del quadro complessivo della nuova disciplina di riscossione del canone RAI. Va ricordato che il decreto attuativo dell'articolo 1,154 della legge 208/2015, che ha previsto l'inserimento del pagamento del canone RAI nella bolletta elettrica, non pare essere lo strumento normativo adeguato per prevedere esenzione dal pagamento del canone per determinate categorie di soggetti. A conferma di tale impostazione, si ricorda che nel decreto ministeriale 94 del 13 maggio 2016 sono previste solo modalità attraverso le quali si vuole evitare il pagamento plurimo del canone da parte di soggetti intestatari di più utenze elettriche, in ossequio al principio per cui il canone si paga una sola volta, ed il pagamento del canone da parte di soggetti che, sebbene siano intestatari di una utenza elettrica, abbiano trasmesso nei termini previsti la dichiarazione di non detenere apparecchi televisivi. Resta quindi ferma l'opportunità di procedere all'analisi per la predisposizione degli strumenti normativi più idonei a tutelare le categorie socialmente svantaggiate. In particolare, recuperi di evasione sul pagamento del canone potrebbero essere destinati al sostegno di tali categorie. Grazie Ministro. Facoltà di replicare il collega Borghesi, prego. Grazie Presidente. Ministro, siamo assolutamente insoddisfatti perché il suo richiamo ai decreti attuativi, dal nostro punto di vista, non sta in piedi. Almeno per soggetti così svantaggiati, prevedere un'abolizione del canone RAI ci sembrava assolutamente il minimo. Il canone televisivo, poi, voglio ricordare che è un'imposta ingiusta e iniqua sulla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e che l'imponibilità dipende solo dalla detenzione dell'apparecchio stesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, dall'effettiva ricezione dei programmi RAI o dalla mancanza di interesse a riceverne. Questa imposta, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere abolita per